che spesso ha condannato la stampa per il suo lavoro e che non esita a comunicare pubblicamente l'identità dei giornalisti che lo disturbano o che vengono addirittura respinti dalle riunioni o assemblee dei pentastellati. Aggiungiamo qui, come è accaduto recentemente al collega Jacopo Iacoboni della stampa di Torino, lungi da noi la tentazione di fare una difesa ufficio della categoria, dice Giovanni Valentini, da quando i giornalisti si sono lasciati omologare all'establishment, la cosiddetta casta, la professione è andata via via perdendo autonomia, indipendenza, autorevolezza e credibilità. Colpa in primo luogo degli editori e dei loro top manager che hanno progressivamente ceduto il passo a interessi estranei di natura economica, finanziaria o industriale. Prova ne sia l'infausta maxi fusione denominata stampa pubblica che provoca ora l'avvicendamento al vertice editoriale tra Monica Mondardini e Laura Cioli, sancendo definitivamente il passaggio dell'ex gruppo L'Espresso sotto l'egida della Fiat. Ma la situazione precaria della libertà di stampa in Italia è anche colpa dei 5 Stelle, come sostiene il rapporto 2018 di Reporters sans Frontières, punto interrogativo naturalmente, vale a dire delle incognite e delle preoccupazioni suscitate dal loro atteggiamento spesso pregiudiziale, discriminatorio, intollerante nei confronti dei giornalisti, o meglio del reiterato tentativo di delegittimare un'intera categoria agli occhi dell'opinione pubblica, si chiede ancora Valentini. Chi ricorda quando ancora, fino a poco tempo fa, i rappresentanti del movimento si rifiutavano di andare in televisione o di farsi intervistare, insultavano in blocco i servi o pennivendoli o addirittura arringavano le folle contro i giornalisti, Alessandro Di Battista, al limite dell'istigazione a delinquere, sarebbe incline a ritenere che questa campagna denigratoria può aver contribuito in effetti a screditare ulteriormente la professione. La fine della libertà comincia dalla libertà di stampa e a parte il fronte del conflitto di interessi su cui militiamo in prima linea da sempre, bisogna riconoscere che le ultime esternazioni del candidato premier Luigi Di Maio su Mediaset e sulla RAI rischiano di apparire equivoche e intimidatorie. Una giusta riflessione quella di Giovanni Valentino, che però non deve essere lasciata in secondo piano rispetto a un'altra importante, quella che è stata messa in evidenza dall'Associazione dei cronisti romani e che parla delle condizioni di lavoro dei giornalisti, che sono davvero molto difficili. Qui Valentini ne fa cenno tra le righe, diciamo così. Insomma, sia la variabile della politica in Italia, sia quella industriale, imprenditoriale del mondo dell'editoria rischiano di far davvero scomparire la libertà di stampa, e il prossimo anno nel rapporto di Reporters sans Frontières potremo ritrovarci ancora più in basso del 46esimo posto. L'altra notizia riguarda una nuova un restyling editoriale, quello del Sole 24 Ore, che non sta in buone acque secondo quello che ci dicono i numeri del bilancio. Il Sole 24 Ore comunque si rinnova, il 5 giugno uscirà con un quotidiano nuovo nei contenuti e nella grafica, così annunciato Franco Moscetti al termine dell'assemblea che ha approvato i conti del 2017, per la prima volta ad 8 anni, con un risultato netto positivo a 7,5 milioni di euro. Gli azionisti Confindustria Solombarda hanno chiesto di aumentare i ricavi, sia il presidente Giorgio Fossa che Moscetti hanno sottolineato che sarà questo l'obiettivo, ora che i conti sono stati messi in sicurezza grazie alla vendita di asset e a una seria riduzione dei costi. Bene, allora, dopo queste notizie che riguardano il mondo dell'editoria, ancora una breve pausa musicale e tra pochissimo ci collegheremo con Amilcare Di Giuni.
10:31 e 12 secondi qui dagli studi di Via Gregorio VII di Roma Radio Rete Edicola in Ponte Radio con Radio Rete Edicola. È giunto il momento dell'appuntamento con Amilcare Digiuni in diretta. Buongiorno Amilcare. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora Amilcare, ti abbiamo scomodato per parlare un po' di questo congresso nazionale del Sinagi. Ah, tra l'altro voglio dire, la radio non sarà presente a Palermo, però lo seguirà passo passo con diversi collegamenti che avremo sia durante la giornata, sia durante la mattinata che nel pomeriggio. Domani, dopodomani vi faremo avere una tabella un po' più completa. Allora Amilcare, io ti lascio la parola per parlare innanzitutto della chiusura dei congressi provinciali, perché sono stati faticosi, difficili, a parte quello di Arezzo con il bell'intervento di Fernando Panci, che ha ritirato fuori davvero l'orgoglio dei giornalai e l'orgoglio del sindacato, ma insomma qua e là sono stati congressi provinciali un po' complessi. Quindi con questo bagaglio come arrivate a Palermo? Sì, i congressi provinciali sono stati di una risoluzione altalenante, alcuni appunto come quello di Arezzo dove c'è stata una buona partecipazione e oltre a quello che è appunto il radio, l'orgoglio di Fernando e del Sinagi è venuto fuori in maniera piuttosto determinante, per dare una scossa e non rimanere così alla finestra a guardare cosa succede, ma dando lo stimolo ad essere protagonisti un po' di quello che è il nostro mondo, un mondo che è indubbiamente in grandissima difficoltà per tutte le cose che abbiamo dette finora sostanzialmente, dove appunto c'è un mondo editoriale che sembra che non sappia che pesci pigliare, perché di fronte ad un calo così drastico della vendita di giornali, quotidiani e periodici, loro pensavano di avere una risposta dalla rete, ma la rete non sta dando una risposta di nessun tipo, sia dal punto di vista degli introiti pubblicitari sia dal punto di vista appunto della vendita delle notizie online, diciamola così, e quindi sono un po' persi e questo non va bene. Cioè comunque una classe dirigente dovrebbe quantomeno mettere in campo iniziative, tentativi per cercare di superare questa crisi bestiale, fammelo dire così, e invece niente. Noi purtroppo, cioè, che cosa possiamo fare? Mica possiamo andare noi nelle redazioni a cercare di far capire che il giornale deve avere oggi una funzione diversa rispetto al passato, deve avere una funzione accattivante. Non lo possiamo fare. Noi quello che possiamo fare è sperare che la carta continui ad esserci, ma non possiamo appunto stare alla finestra a vedere, e quindi per quanto ci è possibile stiamo cercando di mettere in campo tutta una serie di progetti più o meno belli, più o meno difficili, più o meno credibili, diciamolo anche così, però quantomeno stiamo cercando di fare qualche cosa per dare una prospettiva a questa categoria. E quindi i congressi hanno un po' provinciali hanno un po' ricalcato questo stato d'animo anche della categoria, con la divisione tra chi dice no, ma io voglio vendere la carta stampata, non voglio fare i servizi. Ho capito, però se la carta stampata non c'è più bisogna comunque pensare a guardare qualche cos'altro, non puoi fare i servizi,
come dire, organizzati, vedi un po' tu, noi siamo sindacato e non possiamo certo metterci in campo a fare delle proposte di natura commerciale in quanto tale. Sindacato si basa su un discorso di servizi, mantenendo appunto il ruolo centrale delle edicole sul territorio, rafforzando i rapporti con le amministrazioni comunali per cercare di avere questa considerazione anche delle amministrazioni comunali e quindi avere dei ritorni rispetto a sconti su vari tributi comunali, perché mettiamo in campo il nostro ruolo di non commercianti per quanto riguarda la carta stampata. E questo, diciamo, che un po' in giro per l'Italia le amministrazioni comunali sono un po' sensibili rispetto a questo tipo di ragionamento. E niente, quindi questi congressi provinciali hanno, diciamo così, aperto ancora di più il dibattito sul nostro futuro. Dunque, uno dei temi sarà quello della riorganizzazione delle aree. Non so se mi senti, se è chiaro quanto ti sto dicendo. E, l'altro, inevitabilmente, il rinnovo dell'accordo nazionale. Io sull'accordo nazionale, ma insomma, questi editori li vedi più arroccati, riflessivi, oppure non sanno nemmeno loro che pesci prendere? Te l'ho detto, se, dal mio punto di vista, da quel poco che ho potuto notare anche come dire, diciamo, dal tavolo tecnico per l'adeguamento dell'accordo nazionale alle modifiche normative, non sanno che direzione prendere, cioè prendessero una direzione, poi la discutiamo, ci potremmo arrabbiare perché non siamo d'accordo e così via, ma proprio sono agnostici anche del discorso con la distribuzione, non sanno come metterlo in campo, non c'è una prospettiva, e questo il male di tutto il ragionamento. E quindi noi dobbiamo provocarla questa prospettiva e questo ragionamento con gli editori. E lo dobbiamo provocare in maniera piuttosto forte. È vero che il congresso c'è anche questo, diciamo, aspetto della fase dell'organizzazione sul territorio del sindacato, e questo ormai è inevitabile, perché ormai i distributori non ce n'è più uno per provincia, ma ce n'è quasi uno per regione, e quindi dovendo per forza mantenere una struttura di carattere provinciale, perché poi i rapporti con le amministrazioni comunali vanno tenuti dalle strutture provinciali e così via, si rende però necessario nei confronti col distributore una nostra riorganizzazione in base alle aree di distribuzione, per evitare che due segretari provinciali vadano a parlare separatamente con il distributore locale che copre le loro due province, magari con una forza, come posso dirti, di contrattuale differente, e quindi ottenendo risultati differenti. Occorre invece mettere assieme tutte le varie forze che ci sono a livello provinciale e andare a parlare, a discutere con il distributore locale questa situazione, anche se la questione col distributore locale si sta diventando ancora sempre più complicata, perché in fin della fiera noi facciamo un accordo con l'editore, con gli editori, e quindi sono gli editori che nella fase del loro accordo devono dirci in che maniera, in che modo, attraverso chi fanno arrivare i loro giornali nelle edicole. E quindi anche, diciamo, il rapporto con la distribuzione locale è un rapporto di riflesso sostanzialmente, che deriva anche dalle da